grazie Colonnello Morico, grazie a voi sempre che ci venite a trovare, chissà da dove, da sempre di zone varie. Beh, insomma, comunque siete tanti. Ciao, ci vediamo in montagna. Tutto bene? Io amo la montagna. A raccogliere quel mazzolino di fiori. Ma io lì devo andare, in montagna, su di un eremo. Vabbè, oggi però, aia, la vedo più severa del solito. No, che è se pensavo all'eremo, pensavo. Ma lei già vive in un eremo. No, perché i vecchi predicatori erano gli stiliti, no? Si mettevano stilos sulla colonna. Perfetto. E guardavano da 5 metri di altezza tutto il mondo, staccandosi dal mondo, ma essendo vicino al mondo. Quello volevo fare. Fox lo stilita. Esatto, nella vita è tutta una questione di stilos. Due stelle per il Sagittario. Ecco, aspettavate Acquario? No, Sagittario. Allora, da ieri abbiamo una luna un pochino dissonante, quindi è normale che questi Sagittario scalpitino. Vi ho detto addirittura che, visto che questo è il periodo dei vostri compleanni, ci sarà qualche Sagittario, molti Sagittario, che non è che non hanno voglia di festeggiare, beh, a meno che non siate giovanissimi, ma insomma in quel caso è normale che la vita scorri abbastanza rapidamente. Ma se avete qualche annetto in più, non è che non volete festeggiare, ma in questo momento vorreste, ecco, vedere la vita in maniera un pochino più entusiasta. Voi siete già ottimisti in partenza, ma evidentemente le esperienze degli ultimi tempi sono state tali per cui non tutto è stato chiarito e non tutto è stato recuperato. Allora, la recuperiamo un po' di energia anche in vista delle festività, perché il conto alla rovescia è iniziato e stiamo per arrivare al Natale. A Natale che cosa c'è di bello? C'è il panettone, c'è il Pandoro, il torrone e le previsioni di Paolo Fox. No, certo. No, scherzo. Vabbè. Beh, aspettiamo il Natale proprio. Molti aspettano. Però ecco, allora posso dirvi già in anticipo che saranno delle buone indicazioni per quanto riguarda il 2020. Poi, insomma, io qua e là ogni tanto dirò qualche cosa, però ricordate che quelle ufficiali proprio della trasmissione arrivano, mi pare di aver sentito il 31, poi adesso mi daranno delle conferme, comunque ne parliamo. Allora, in attesa del 31 vi posso già dare delle anticipazioni e dire che, per esempio, potreste recuperare anche qualche quattrino, perché poi si è liberi anche quando si ha qualche soldo da parte, non tantissimi, perché se ne avete troppi soldi diventate schiavi di quei soldi. Dove li metto, come li investo? No, pochi, quelli che servono per vivere, forse un pochino di più, ecco, per permettersi un viaggio, per fare le cose, però non sono la felicità, non è un luogo comune, è la verità. E infatti prova ne sia che molte persone che sono diventate ricche improvvisamente grazie alle lotterie poi hanno fatto tutte una brutta fine. Quindi in qualche modo bisogna essere sani, non tutti, però quelli che sballano, diciamo così, non si ritrovano nella vita. E per fortuna adesso dovete garantirvi un po' di serenità, anche in amore. Le storie nate nelle ultime settimane possono continuare bene. Due stelle per il segno dell'Acquario, vedi che c'era... viva gli alpini, certo, ma io direi viva tutte le persone che hanno qualcosa da raccontarci, perché vi dicevo qualche giorno fa che adesso andiamo incontro, insomma, a una società, una civiltà o inciviltà in cui sembra veramente che sia una colpa avere più di tot anni, e invece secondo me è un merito. Bisognerebbe capire le persone che hanno qualche anno in più, frequentarle, farci raccontare delle belle cose, delle belle storie, anche perché se noi non conosciamo il nostro passato non possiamo vivere il presente, non possiamo programmare il futuro. Il buon gusto, ecco, anche la creatività, arrivano grazie all'esperienza e alla conoscenza di cose già fatte. Come posso dire cose belle e cose brutte se non conosco l'arte, se non conosco quello che è stato fatto nel passato, se non conosco tutto quello che gli altri hanno già creato, no? Sembra invece che da adesso in poi si parte per una nuova era per cui tutto quello che è stato non conta. Io non sono di questi, non ho queste idee. Penso che anche lei la pensa, io visto che è archeologo. Ma no, ma non solo, ma bisogna considerare il passato e la storia come uno specchietto retrovisore, cioè deve essere presente, non ingombrante, ma necessario, perché senza specchietto retrovisore tu non vai né avanti né dietro, non fai manovra. Sono convinto di... Allora, dovete sapere che nella pagina Facebook dei Fatti Vostri più o meno arrivano 300 messaggini di commenti per quanto riguarda l'oroscopo, e molti sono per lei perché apprezzano questi aneddoti, questi aforismi. Grazie. Un professore. Un professore.
acquarelli belli. Allora, innanzitutto mettiamo a posto questioni di soldi. Chissà quanti di voi si sono anche attaccati al telefono per farsi dare soldi che non sono arrivati. Discussioni del genere ce ne possono essere in questo periodo, però andiamo incontro ad un periodo migliore. Certo è che più arriveremo al 2020, poi vi spiego meglio il 31, con Saturno che si avvicina al segno, beh, molti acquari veramente potranno dire stop a delle situazioni che non vanno più bene o magari semplicemente rinnovare la propria vita. Andiamo avanti, c'è un segno zodiacale che da qualche giorno è un po' incavolato e questo è il segno dell'Ariete. Vi do 3 stelle per oggi, non 2 come ieri. Voi siete sempre un pochino nervosetti, insomma, comunque prendete la vita di petto. Questo è anche normale perché... secondo la teoria dell'oroscopo, l'astrologia, che non è una scienza ma è una disciplina e comunque qui la proponiamo come un momento di svago, i segni zodiacali hanno una loro progressione, cioè si parte da un certo stato, diciamo, iniziale, Ariete, Toro, che è molto basico, quindi l'Ariete, il Toro vivono delle esperienze sull'istintività, per arrivare poi agli ultimi segni zodiacali, Capricorno, Acquario, Pesci, che sono un po' spirituali, che sono un po' legati alle circostanze che non sono, diciamo, comprese nella realtà, che possono essere anche fruite grazie alla spiritualità e ad altro. Non c'è un segno migliore o un segno peggiore, conta essere fisici nella vita, altrimenti la vita si ferma, ma conta anche essere un po' idealisti. L'ideale sarebbe vivere una via di mezzo. Il problema dell'Ariete è che spesso è molto fisico nelle sue reazioni. Lo sapete, in amore, no? Reagite improvvisamente quando una persona vi scuote o vi interessa. E in questo periodo l'unica cosa che mi preoccupa, perché abbiamo Giove e Saturno dissonanti, è che voi possiate prendere per certe delle realtà che non sono certe affatto. Cioè cercare delle sicurezze che sembrano sicurezze ma sicurezze non sono. E questo può capitare quando si vive un po' sbandati. È come se, per esempio, io non mangiassi per qualche giorno e poi improvvisamente davanti a me ci fosse tutto quello che voglio da mangiare. Probabilmente... Mi ingozzo e sto male. Ecco, capito? Quindi il problema è un po' questo. Scusate, vi ho fatto un esempio basico. Proprio perché è stato chiaro. È un pochino è così. Quindi adesso dice, mi manca l'amore. Allora, chi è? Chi è che mi serve adesso? Mi innamoro di te. Tu sei il mio grande amore. Ma siete certi di questo? Oppure nel lavoro, no, adesso basta, voglio fare quest'altra cosa perché tutto quello che adesso ho fatto non mi è andato bene e vi buttate a capofitto. Ecco, questo potrebbe essere, secondo il mio punto di vista, un piccolo errore, cioè non valutare con attenzione delle cose che si possono presentare come grandi soluzioni e che invece sono semplicemente un po' delle sicurezze momentanee, provvisorie. Il rischio con Giove e Saturno dissonanti è che l'anno prossimo vi rendiate conto che magari certe scelte fatte di corsa, e voi siete il segno della corsa, siano sbagliate. Il segno dei gemelli, a proposito di gente che corre, 3 stelle, un cielo importante, sapete che il peggio è passato, qualche calcinaccio da togliere c'è, è chiaro, perché molte situazioni dall'autunno del 2019-18 sono cambiate da circa un anno, quindi per fortuna il peggio è passato, vi dicevo, però c'è da rimettere in sesto tante cose, forse anche da recuperare dei contatti, chissà quanti tra l'altro proprio nell'ambito del lavoro improvvisamente o si sono ritrovati a zero oppure finalmente da adesso iniziano a guadagnare, per esempio chi ha aperto un'attività si è arrabattato, ha fatto il meglio che poteva fare, non ha guadagnato ma adesso ha pareggiato i conti e riparte, dipende un po' dalle circostanze. Io vorrei che voi ripartiste anche in amore, perché poi dalla fine di questo mese di dicembre avremo una bella Venere e i gemelli innamorati sono delle persone molto simpatiche, molto carine, molto disponibili, molto allegre, voi sapete che siete il segno della buona compagnia e stare con voi è sempre molto piacevole. 3 stelle per il segno del Cancro. Combattimenti in corso, piccole tensioni. Quando i nati sotto il segno del Cancro diventano molto irascibili, è probabile che non rivelino la paura di non essere amati. Voi avete un grande bisogno di sentirvi amati. Ecco, ricordo spesso che i cancretti sono un po' come dei bambini, no? Allora, il bambino cosa fa quando i genitori non lo guardano, quando pensa di non essere ammirato, seguito? Fa danni.
ti mette in condizione di rimproverarlo, comunque attira l'attenzione, magari butta una cosa per terra oppure fa delle cose che sono proibite proprio perché in quel momento si ribella. Ecco, i nati cancro vivono spesso questa situazione, quando si vogliono far notare diventano anche un po' polemici, forse un po' ispidi, ecco, nel proprio modo di fare, ma questo però non deve far pensare che siano delle persone crudeli, assolutamente no, forse cancro è uno dei segni più dolci dello zodiaco. Però ha bisogno di talmente tanta passione, dedizione. Cioè, tu se ami una persona del cancro, se hai un amico o un'amica del cancro, devi capire che questa persona ti investe di un ruolo importante. Cioè, tu sei per me una persona di riferimento. Quindi ogni distrazione è proibita, è vietata. Al tempo stesso, però, chi è troppo protettivo nei confronti di una persona del cancro rischia anche di diventare un po' soffocante. Quindi avere a che fare con questo segno è un po' complicato, però è anche un segno zodiacale che difficilmente si dimentica e che tira tante emozioni. Lo sanno in particolare le donne, perché devo dire che l'uomo nato sotto il segno del cancro è veramente molto piacevole da frequentare per una donna, poi vabbè con tutti i suoi turbamenti, magari la relazione non va bene, questo è un altro discorso, però riesce ad immedesimarsi nella donna e riesce a capire quello di cui hai bisogno, almeno diciamo all'inizio. E quindi siamo contenti che ogni tanto si presenti qualche cancretto tra noi. Stavo lodandola? Sì, no, mi ha messo basso. Lo so, però piano piano recupererete e poi vi ricordo che attorno a Natale avrete anche... Le consiglierei di inaugurare la categoria mezza stella solo per il cancro. No, per voi tante stelle e tanti bacini. Però stavo ricordando che siete un po' bambinoni, cioè avete bisogno di tante coccole, volete che tutta l'attenzione sia su di voi, questo è vero. 3 stelle per il segno della Vergine. Eccolo là. Gli opposti si attraggono. Allora, qualche giorno fa ho ricordato che il segno della Vergine non va giudicato per l'apparenza, perché spesso è un'apparenza fredda, mentre invece è un segno molto caliente, molto caldo. Gli opposti si attraggono. Il segno opposto è il segno dei Pesci, che invece rivela molta della sua natura caliente, diciamo così, e anzi è molto passionale. Entrambi questi segni zodiacali, quindi, hanno una natura estremamente bella. Cioè, uno la nasconde, la Vergine, l'altro la espone, i Pesci, però sono quasi simili e questo nessuno lo considera, proprio perché per i Vergine si aspetta sempre questo discorso razionale. Tu quando parli con una persona della Vergine capisci che filtra tutto tramite la razionalità. Ricordatevi sempre che è uno scudo. Ecco, fortunato, fortunata la persona che ha a proprio fianco un Vergine, una persona della Vergine che si è liberata di questi concetti, di questi preconcetti, di questi filtri, perché veramente senza questo scudo la Vergine rivela il meglio di sé. Quindi una persona dolce, generosa, disponibile, amante anche del gioco mentale. Ecco, per sedurre una persona della Vergine forse non serve, anzi può servire all'inizio, ma non sempre, vestirsi, che ne so, attillati, oppure cercare di trovare degli escamotage così legati alla moda, all'estetica, per fare cose. Certo. Perché la Vergine la seduci con un discorso, la seduci con una preparazione. Con lo sguardo. Con lo sguardo, con che occhi. È intelligente, che sei intelligente. Quindi è un bel cielo quello della Vergine, perché adesso avrete proprio questa capacità anche di buttar giù, ecco, quest'ancora di sicurezza che avete lanciato per evitare così di fluttuare, e vi renderete conto che in fondo fluttuare nei sentimenti è bello. Siete più liberi per vari motivi, per varie ragioni, e molte di queste libertà ve le siete concesse anche negli ultimi tempi, o è stato il destino a concedervele. 4 stelle per il segno del Toro. Va bene al Toro. Torelloni, bel cielo, mi piace, mi piacete, avete un grande oroscopo anche nel 2020, ve lo ricorderò, ma insomma ve lo dirò non solo io, perché Giove e Saturno in ottimo aspetto, chi può dire il contrario? E se voi sentite che qualcosa non va, forse è perché avete chiuso la porta. Ecco,
vi siete chiusi nel vostro guscio e avete paura di uscire fuori, cosa che fa il toro conservatore, no? Spavaldo nella prima parte della vita e poi invece molto restio a esplorare situazioni nuove nella seconda. C'è da dire che questo è un anno che potrà sconvolgervi e coinvolgervi anche nuove emozioni. La giornata di oggi parte bene con una luna in buon aspetto anche per le relazioni. Il segno del leone si può innamorare all'improvviso e può persino concedersi una piccola trasgressione. Leone ha voglia proprio di vivere emozioni piacevoli, anche voglia di iniziare qualche nuovo progetto. Sapete che è probabile che progetti iniziati nell'autunno dell'anno scorso siano finiti proprio in questi giorni. Perché vi dico questo? Perché dal 2 dicembre Giove non è più attivo. Questo non vuol dire che le cose non vanno, ma insomma chi ha avuto ha avuto, chi ha dato, quindi avete iniziato un nuovo percorso esistenziale. Le conoscenze e le amicizie che fate in questo periodo sono importanti ed è in arrivo anche un incarico, qualcosa di bello, soprattutto nella seconda parte di gennaio, poi vi spiegherò. La bilancia a 4 stelle, stanco ma felice. Senti, sì. Stasera dove vai? Siamo sempre a Napoli. Sempre a Napoli. Fino a quando stai? Siamo fino a domenica. Fino a domenica. Notre Dame de Paris. Tra l'altro composta da Cocciante, esatto, che è un meraviglioso compositore nato sotto il segno dei pesci. Pesci. Il segno dei pesci è, a parte che se voi conoscete un artista che è del segno dei pesci, potete credere a quello che fa, veramente. Così come i bilancia, adesso torno ai bilancia. Avete un grande cielo anche per quanto riguarda proprio le emozioni, le relazioni, tutto quello che state vivendo in questo periodo. Diciamo che la bilancia ha più un aspetto estetico rispetto alle cose belle. A voi piace piacere, comunque manifestate questo senso di arte, di positività che avete dentro, anche grazie al modo in cui vi manifestate. Il pesce magari è diverso, può anche agire, diciamo così, tramite altri strumenti, appunto la musica. Ecco, un po' di musica ci vuole per le vostre orecchie e le stelle hanno intenzione di intonare un bel canto a vostro favore entro la fine dell'anno, quindi ci sono delle belle novità. E poi lo scorpione a 4 stelle, con delle intuizioni belle, intuizioni importanti. Anche da un punto di vista emotivo, voi siete esploratori dello zodiaco, anche un po' investigatori. Voi sapete che siete gli Sherlock Holmes dello zodiaco. Infatti, attenzione agli scorpioni, non sono mai vaghi. Non pensate di farla ad uno scorpione perché sa tutto di voi, anche se fa finta di guardare da un'altra parte. Buone situazioni possono nascere in questo periodo e la giornata è buona visto che la luna è anche in trigono. E poi il capricorno, io vi metto tra gli eletti 5 stelle perché non solo potete fare dei programmi e dei progetti di grande importanza, ma in questi giorni dovreste sentire quello che stanno un po' sentendo i gemelli, cioè che è passata la nottata. I gemelli hanno più da recuperare rispetto a voi, però ecco, ci sono delle buone intuizioni e le emozioni del cuore possono essere rinnovate. Chiudo in bellezza col segno dei pesci, grandi emotivi, dicevo prima, veri artisti del sentimento, grandi in tutte le cose che fate, volubili certo, a volte addirittura irascibili per questo motivo, quando non volete che gli altri entrino un po' troppo in profondità nella vostra vita privata, però anche per voi questo Giove non è più dissonante, quindi mi sembra che stiate facendo i muscoli rispetto a prima, che vi sentivate un po' freddini, un po' anche sfiduciati. Sta tornando un buon ottimismo e chissà che non sia già tornata una bella emozione d'amore. Guardatevi attorno. Chi lo sa, va bene, lo sapremo. No. Lo vedremo.